Vedete anche voi quello che vedo io? Ebbene sì, qua abbiamo il monitor nuovo, Samsung Odyssey G5, 32 pollici, 2K. Qui c'è il mio computer e qua c'è un po' di casinetto. Perché vi starete chiedendo, ma dove è finito il monitor? Quello là vecchio? Beh, c'è ancora, ma è qua. L'ho spostato qua sopra. Ora, la mia speranza è che il monitor nuovo possa entrare qua. In qualche modo penso che lo spazio c'è. Adesso vedremo all'opera la situa. Gente, non avete neanche l'idea di quello che adesso vedrete. Cioè, forse sì, vabbè, mediamente. Diciamo che finalmente il mio amico è potuto essere qui con me e abbiamo fatto la magia, diciamo. Cioè, l'ha fatta lui, comunque io l'ho aiutato, ci siamo aiutati a vicenda e il monitor è qui. Lo vedo davanti ai miei occhi. Adesso ve lo farò vedere meglio. Non so per quale fottuto motivo questa clip l'ho registrata accidentalmente in 30 fps anziché 60. Porca di quella vacca. Signori, ecco a voi, vedete? Primo, anzi, non più primo, primo monitor adesso, schermo principale, monitor principale, come volete chiamarlo voi, e monitor secondario. Finalmente ce l'abbiamo fatta, devo dire che è stato, beh, devo dire non troppo difficile. E in più, ecco a voi uno dei motivi, adesso vi andrò a dire del perché. Necessitavo così tanto di avere un secondo monitor. Questo sicuramente è il primo in assoluto, che comunque ha più, diciamo, a sua volta utility. Poter fare video, ok? Avere OBS attivo. Perché io nel momento in cui ho OBS attivo e sto magari registrando un gameplay, qualcosa, me ne posso rendere conto se lo sto registrando ancora e non è successo qualcosa nel frattempo. Perché se io clicco qua, avvia la registrazione, vedete qua c'è il bollino rosso che sta registrando. Quindi se io qua c'ho il gameplay, però là c'ho OBS attivo, me ne rendo conto se sta registrando. Cosa che io fino a prima, ogni tanto, non essendo sicuro se stesse registrando o meno, ero costretto a tornare un attimo a ridurre con il gioco, aprire OBS e vedere se stava continuando la registrazione. Beh, pensate un po' che seccatura. Un'altra utilità sicuramente è quella di poter leggere, se sono magari live su Twitch o chissà dove, la chat in tempo reale, cosa che fino a prima dovevo fare col cellulare. Dovevo aprire Twitch sul cellulare e da lì rendermi conto se qualcuno mi stesse scrivendo. Invece in questo modo posso tranquillamente vedere direttamente dal secondo monitor. E poi un'altra cosa, in realtà non lo so, sicuramente comunque tanta roba avere un monitor che sia più grande, una visibilità migliore, tanta roba. Aggiungerei a questa lista di cose, vedete, su OBS Studio la mia impostazione grafica è così. Vedete, c'ho dalla parte un riquadro bello grande in 1920x1080 per la webcam e dall'altra parte ho uno schermo nero. Dice perché? Qual è il senso? Ha più senso di quello che potrebbe sembrare. E comunque ci farò eventualmente un tutorial se siete interessati. Magari qui ve lo sto facendo vedere un modo molto screuso. Comunque, prima di passare a fare questa cosa, aprirei per esempio momentaneamente un gioco. In questo caso direi Genshin Impact. Si vede una bomba. Si vede veramente una bomba. Vedete? C'è la mia faccia, tranquillamente. Tanta roba, tanta roba. Adesso, per farvi capire quello che intendevo io prima, se io faccio avvia la registrazione. Ok, stiamo registrando effettivamente. Guardate un po' che succede. Ciao a tutti, vabbè, bla bla bla, questo qua è giusto un video di prova, ve lo sto facendo vedere. Ok, non ho altro da farvi vedere per ora. Va bene? Adesso termino la registrazione. Ok. Chiudiamo anche Genshin, già che ci siamo, perché era giusto per farvi vedere sta cosa. Quindi usciamo. Allora, eccoci qua in un nuovo progetto su Sony Vegas. Andiamo nella cartella video e questo qua è l'ultimo video appunto che è stato registrato. Se io adesso lo vado a mettere su Sony Vegas, allora, vedete, vi faccio vedere una cosa. Qui, questo qua dovrebbe essere l'audio del microfono. Vediamo se è vero. No, in realtà no, è l'audio del gioco. Se io lo tolgo, guardate Guarda un po', che succede? che succede? Rimane solo
la mia voce. Se invece viceversa tolgo la mia voce, il microfono qua, e lascio Radio al Gioco, e questa cosa qua è veramente utile, utile. Soprattutto un'altra cosa utile, sapete qual è? Fatto che non è un caso che io abbia registrato, diciamo, così. Perché a me basterà fare così, e già io ho messo un'opzione qua, un preset per fare questa cosa, che c'è il preset solo della webcam e il preset solo della schermata di sinistra, quindi del gioco. Credetemi se vi dico che questa cosa qua è più utile che mai. È utilissima. Inoltre, dovrei creare io una traccia solo video, andare a rimuovere la traccia audio da qua, copiare la schermata video, fare così, e in questo momento, se io per esempio qua ci voglio mettere la preset della webcam, anzi, rimpicciolita. Ok, adesso è come se stessimo registrando un gameplay, tranquillamente c'è la nostra faccia e noi potremo toglierla da un momento all'altro. E questa cosa qua non sapete quanto è utile. E anche le clip audio, averle separate, è altrettanto utile. Se vorreste un tutorial su come fare con OBS Studio o fare una cosa del genere, fatemelo sapere nei commenti, ditemelo nei commenti e io sarò ben lieto di farvelo. Come avrete capito, non sono per niente bravo in termini di recensioni, quindi non si può dire neanche che questa sia una recensione, non so neanche cosa sarà effettivamente. Così come per la webcam, lì non è che sono stato capacissimo di fare chissà quale tipo di recensione, comunque io lascerò il link nella descrizione e niente, oh. Bella.